Trail dell'Epifania qui a Subiano, sempre un grande successo con l'organizzazione del Subiano Marathon. E dall'altra parte c'è anche l'amministrazione comunale di Subiano, che è vicina sia naturalmente al CSI, sia al Subiano Marathon, sia a tutti coloro che fanno sport, questo è importante, anche all'oratorio parrocchiale. Credo che questa sia una bella testimonianza di come lo sport possa essere veramente di servizio per stare bene. Sì, oggi è una bellissima giornata, questo aiuta, quindi la presenza di tutti questi atleti è per Subiano un grande onore. La Subiano Marathon, quando organizza gli eventi sportivi, non sbaglia mai, quindi per noi è un punto di riferimento veramente solido e importante. E il CSI parrocchiale è una realtà che nel suo piccolo comunque riesce a collaborare sempre anche con altre associazioni nelle varie manifestazioni sportive. E, che dire, è una bellissima giornata, questo aiuta, l'ho detto, e la presenza di persone che vengono anche da fuori per noi chiaramente è veramente una gran gioia. Cosa bella da sapere anche Ilaria Mattesini, sindaco di Subiano, che qui ci sono persone che arrivano anche dall'Inghilterra e che quindi molto volentieri vengono a partecipare a tutte le manifestazioni che sono a Subiano. Giusto, giusto. No, abbiamo dei partecipanti da tutte le regioni d'Italia, veramente, dall'Emilia Romagna, Lazio, Marche, tutti. Quindi forse torneranno, no? Chissà. Sì, ma già da qualche anno vengono, quindi questa è una cosa ormai conosciuta, una manifestazione conosciuta, e come ho detto la Subiano Marathon non sbaglia un colpo. Trail dell'Epifania per un'idea importante che è quella dell'oratorio parrocchiale insieme al CSI, quindi un percorso molto fortunato che ha avuto in tutti questi anni con il supporto e il patrocinio anche dell'amministrazione comunale di Subiano. Remigio Caneschi, presidente di questo Subiano Marathon, credo che anche oggi sia un bel successo. Ma a vedere l'affluenza di atleti, sì, no, veramente, c'è stata una bella affluenza e la giornata ci ha dato una mano, il percorso è bellissimo. E parliamo di alcuni dettagli per quanto riguarda questo trail dell'Epifania, che ormai ha raggiunto veramente un notevole successo, dobbiamo dire, tra tutti coloro che fanno il trail, anche perché si pone in un periodo che è interessante, no? Per proseguire proprio la propria attività e quindi mettersi anche in allenamento e anche un modo per mettersi anche di più alla prova. Bacciarelli, io credo che sia importante comunque tenere e sostenere anche con allegria, e questo credo che ci siamo riusciti anche oggi, no? Sì, diciamo è un po' l'obiettivo che ci poniamo come Subiano Marathon, che è quello sì di organizzare eventi, ma organizzare eventi praticamente in armonia e non solo per lo spirito puramente agonistico, è uno stare insieme tra atleti. E questo vuole essere anche, diciamo, un augurio per il 2020 per tutti gli atleti della nostra provincia, ma devo dire per la giornata di oggi non solo della nostra provincia, perché abbiamo avuto più di 200 iscritti, di cui una buona parte, un 30-40% provenienti da fuori provincia. Questo devo dire ci inorgoglisce come società. Quanti chilometri? 14 chilometri circa, un po' meno. Diciamo un percorso comunque anche un po' impegnativo, perché questa mattina c'era una bella brinata. Sì, no, percorso impegnativo, la prima parte molto impegnativa, poi la seconda parte è per chi corre veramente, può dare tutto quello che ha. La partenza ha visto proprio partire in prima posizione Tom Pine. Chiaramente dopo la Brexit lui ha trovato casa dalle nostre parti, e devo dire la verità che è veramente un campione. Fra l'altro ho avuto modo di seguirlo quest'anno su Facebook come, diciamo, persona, e ho visto che ha raggiunto dei traguardi veramente notevoli. Addirittura lei ha portato a termine una 100 miglia, che significa più di 160 km, correndo ininterrottamente giorno e notte, ed è, si è piazzato praticamente primo e settimo di tutti i tempi, quindi diciamo è un lustro, è un onore averlo qui per il secondo anno consecutivo. Diciamo, gli avevo mandato anche un messaggino perché non mancasse questo, diciamo, appuntamento, e sono principalmente anch'io personalmente molto felice di vederlo, di averlo visto subito sprintare alla partenza. E quanta presenza femminile? Tanta,
tanta, e devo dire la verità, ci ha messo anche, diciamo, in crisi un po' come organizzazione per capire come gestire le docce, per evitare, diciamo, cose strane, anomale. E non a caso abbiamo praticamente una logistica che è per gli uomini, diciamo, per le docce sarà la piscina comunale ad offrire questo servizio, fra l'altro tutto pagato da Subiano Marathon, e lo spogliatoio tennis, la società tennis, per quanto riguarda, diciamo, le docce delle donne. Sembra una cosa, una bischerata, però è una cosa invece importante, e fa capire anche il numero di persone che vengono da fuori, che hanno bisogno poi di fare questo servizio. Trail dell'Epifania, voluto fortemente dall'oratorio parrocchiale di Subiano, CSI, e in questo caso l'oratorio parrocchiale ci porta così a pensare proprio a Don Alessandro Conti, che ama anche lo sport, tra l'altro, e crede nello sport, e CSI proprio provinciale, che dà anche questo supporto. Don Alessandro, un trail dell'Epifania, una corsa, ci sono bambini, ci sono adulti, comunque, ecco, lo sport fa bene. Assolutamente sì. Poi penso che lo sport sia uno strumento anche molto bello e importante per avvicinarci a Dio. In particolare penso questo trail, questo correre in mezzo alla natura, porta senz'altro a pensare a chi questa la natura l'ha creata, cioè il Signore. E poi c'è anche nella fatica, nello sforzo della corsa, del freddo pungente, ecco, una preghiera di sostegno, mi dicevano anche questi corridori, la fanno sempre, anzi c'è qualcuno che dice addirittura un rosario intero, eh. Ho trovato un amico di Magione che mi diceva: io, Don Alessandro, durante queste corse, questo trail, mi c'entra un rosario intero, da dire. Quindi è bello, no? Anche pregare, correre, è un modo attraverso il quale il Signore ci sostiene senz'altro nel cammino, che è poi una parabola del cammino della nostra vita, no? La corsa della nostra vita, e poi è anche uno strumento per contemplare mentre si corre le meraviglie, ecco, che ci circondano, che stando chiusi in casa o al lavoro non sempre noi ci pensiamo, no? Nella bellezza in cui siamo immersi, e questa è invece una bella occasione. Credo che sia importante anche per il CSI, no? Che naturalmente già opera all'interno proprio dell'oratorio parrocchiale, questa volta si apre proprio a tutto questo percorso che vede protagonista un'Italia intera, direi, perché vengono un po' da tutte le regioni. Sì, questo sì, è la cosa bella dello sport, è proprio questo, che unisce tutti senza maglia, senza colore e senza distinzione, e per noi essere presenti in queste iniziative è un valore aggiunto, perché il Centro Sport Italiano è non soltanto sport ma un connubio fra quello che è la realtà oratoriale, quindi le classiche parrocchie, e quello che è lo sport. Noi cerchiamo in occasioni come queste di far sì che tutti, dal più piccolo al più grande, riescano a fare quello che noi cerchiamo di strutturare tutto l'anno, poi ecco, l'attività sportiva oltre che l'attività formativa. A vincere questa edizione impegnativa in diversi punti molto tecnica di 14 km è stato il britannico Tom Bond Payne, che aveva chiuso il 2019 con due vittorie, il Trasi Trail nel Trasimeno e Arezzo Wild Trail. L'inglese del Trail Running Project ha chiuso la competizione con il tempo di un'ora, precedendo Bartolini Patrizio. Io sono Giovanni. E... Come sei arrivato? Non lo so, stanco. Ti è piaciuto questo trail? Sì, molto 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 bello, mi sono divertito. Vieni? Io vengo da Lucca. Accidenti. Sono della società Passo Capponi, che è una squadra, insomma, abbastanza famosa nella realtà bolognese, però sono di Lucca, sì. Perfetto, allora Tom Payne ha dato un po' un distacco a tutti quanti. Tom, in questo caso, questa gara che lo scorso anno tu hai vinto, come l'hai trovata quest'anno che era leggermente allungata? This year I pushed harder from the start. Mm-hmm. I felt like going fast from the start, which made it hard for me, but I felt like maybe this year I was a little faster than I was last year. Ok, allora Tom ha detto che è partito subito molto forte all'inizio e ha preso subito il suo ritmo, ha cercato di, insomma, di cominciare a fare gara fin dall'inizio. E... What about the impression? And because this year the weather was better, last year we had snow. Ah, ok. Dice che il clima l'anno scorso era un po' migliore, probabilmente si è trovato un po' meglio da quel punto di vista, quindi forse correndo si sentiva meglio. Running was a little bit more warm, I think. Yes. Sì, correndo era un po' più temperato, era un po' più caldo.
stati tra i tanti successi dello scorso anno, quindi 2019, qual è stato sicuramente quello a cui lui ha tenuto più di più? Okay, for last year I had my main race was a 100 mile track race in the UK, which went very well, but I also really, really enjoyed all the races I did around Italy and especially Tuscany. So, do you think in Italy we have some great races? Very great races, very beautiful. Ok, Tom dice che sicuramente il suo successo più grande è stato l'anno scorso una 100 km. 100 miles o 100 km? 100 miles. Ok, era una 100 miglia che ha corso in UK, a casa sua, credo. E ha detto che è stata molto bella, però gli piacciono tantissimo tutte le gare che vengono fatte qua in Italia e in particolare in Toscana. Senti, l'obiettivo di questo 2020? About this year, what's your main... your great idea of what's your objective? So this year I have my main race will be 100 kilometers on the road in May, but I will also again be using lots of races, trail races in Tuscany, especially as part of training. Okay. Allora dice che quest'anno il suo principale obiettivo è una 100 km a maggio su strada, però si divertirà un sacco a fare anche un sacco di gare qui in Toscana, in questa zona, via. Quindi scusa, a questo punto ti interessi non solo di trail ma anche di strada? Yes, I was a track runner when I was younger, and then a marathon runner on the road, more recently trail, but I still like to do the road and the trail. Okay. Yes, yeah. Dice che quando era giovane ha iniziato a correre su pista, poi è diventato un maratoneta e poi piano piano è andato avanti, quindi lui ha affrontato un po' tutti gli step e tutte le varie discipline diverse che contraddistinguono i runner, ecco. Allenarsi in Toscana e nel Parco delle Foreste Casentinesi, cosa significa? About your training. What's about running in Tuscany and running in the Sacred Forest Park? Okay, so my house is in the Sacred Forest near Camaldoli. And so every day I am running in the forest. Sometimes I see the wolves. The lupo in the forest, yeah, running with the wolves, and it's beautiful and it inspires me to run more. Dice che è bellissimo, lui tra l'altro ha una casa qui nella zona delle Sacred Forest, dice che lui tutti i giorni va a allenarsi appunto nelle Sacred Forest, si è trovato a correre coi lupi, gli è piaciuto tantissimo, ha visto i lupi, ha visto un sacco di natura e per lui è molto 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 bello. E quest'anno per te l'obiettivo? Ma quest'anno per me l'obiettivo è un po' ambizioso, ne ho due. Uno sarà a settembre, sarà il Giant Triathlon di Livigno, che è su distanza media, ma insomma la bicicletta hanno pensato bene di metterci lo Stelvio nel mezzo, quindi è una cosa abbastanza buona. E a seguire dopo un mesetto l'Ironman di Cervia. Io sono un altro triatleta. Sì, io sono un po', sì, vengo dal triathlon, però mi piace tantissimo venire a fare un po' di forza nei boschi, ecco, anche perché almeno si respira un po' d'aria buona, si sta un po' meglio. Ha detto che ti ospita, lo ospiti? Ti ospita. If I come to run in your here, yes, you can invite me at your home. Oh, you're welcome, you're very welcome. Thank you very much. Nel campo femminile il record è per Diana Pina dell'Aspa Bastia con 1:14. Prima donna arrivata, ma ormai è diventata quasi una consuetudine per Suviano, è vero? Sì, è la seconda volta, l'anno scorso è stata la prima, percorso meraviglioso, segnato benissimo, veramente è una gara meravigliosa, poi carinissima, veramente, molto molto bella. Senti, tu da dove vieni? Allora, origini sarde, corro per l'Aspa Bastia, e ho un passato un po' di atletica, di corso in montagna e poi dopo un po' di tempo ferma e come di nuovo qua. Come ti chiami? Pina Deiana. Senti, quest'anno hai già avuto delle belle soddisfazioni in questo 2019 che si è chiuso? Sì, tanto è stato un anno mega galattico, un'altra conferma del campionato del mondo di trail di categoria vinto, quindi appena adesso a fine novembre e poi il circuito del trail delle Valli Arettine vinto e un sacco di soddisfazioni su belle gare, Cortina, prima italiana e belle cose. Diciamo questo 2020 qual è il tuo obiettivo?
perlomeno fare uguale all'anno scorso. Se riesco a fare uguale all'anno scorso è una grandissima soddisfazione, veramente. Grazie. Complimenti per l'organizzazione, la gara, sono veramente carinissimi. Grazie. Patrizio Bartolini, per il trail dell'Epifania dobbiamo dire una conferma. Sì, sì, sempre una bella gara, addirittura mi sembra percorso un pochino addirittura migliorato, bellino. Faticoso, però sono soddisfatto. Davanti c'era una persona imprendibile, Tom, della mia squadra tra l'altro. Poi sono sempre stato secondo e avevo sempre qualcuno vicino, ma dai, è andata bene, soddisfattissimo, sto bene, insomma, bene. Mi sembra che tu sia migliorato però nei confronti di Tom, non lo so, però mi è sembrato che si siano accorciate le distanze. Sì, ora è una gara corta, però comunque mi sto allenando di più nel trail, che ora 2020 voglio fare un circuito da trail, cosa che non avevo mai fatto, di solito facevo solo bici, perciò mi sto allenando un pochino più, spero che si vedano i miglioramenti, insomma. Hai visto che fa parte della tua squadra, qualche consiglio te l'ho dato, Tom Pay? Sì, il problema è la lingua, lui non parla italiano, io non parlo inglese, è un po' dura. Bene, allora un obiettivo quindi di questa gara di trail probabilmente per questo 2020 che sarà sicuramente anche importante. Sì, sì, spero di fare bene nel circuito, farò il Valle Aretine, insomma, distanze un po' più lunghe, provo e vediamo cosa succede. Seconda donna arrivata nella classifica, naturalmente chi sei? Rossi Simona. Allora Simona, com'è andata quest'anno? Bene, benissimo, gara stupenda, è sempre un piacere venire qui. E tutto fuori strada. 14 km come sono andati? Cioè nel senso è la parte più difficile, la parte più complicata, un po' questa brinata notturna, le discese. Sì, sì, no, il terreno andava bene, di fango ce n'era poco, si partiva subito con una mega salita, quindi ti riscaldavi e poi via. Senti, quali sono gli obiettivi di quest'anno? È il primo anno che voglio provare a fare un circuito di trail, farò le Valli Aretine e questa è la seconda prova, è andata benissimo. Io faccio anche mountain bike, quindi devo un po'... Un triathlon, qualcosa? Sì, sì, infatti ho iniziato anche ad andare a nuoto, in piscina, e sempre più. Terzo e quarto arrivato per questo trail dell'Epifania, come ti chiami? Barbie Tommaso. Alessandro Maruscelli. Da dove vieni? Cortona. Scarperia, Mugello, straniero. Straniero, ma addirittura però siete amici, credo. Sì, 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 è un bravissimo ragazzo, soprattutto è un grandissimo corridore. È vero. No. Senti, questi 14 km sono pochi o troppi per te? Cioè nel senso che gare fai? Ma io le faccio un po' da tutte le distanze, dalle 7, 8, 10 km fino al passatore, alla 100, tra i più o meno lunghi, più o meno stanno in previsione ci avrei il passatore. Il percorso, dobbiamo dire. Senti, ma è il primo anno che vieni qui a Subiano? Sì. Come ti è sembrato? Bel trail, diciamo. All'inizio un po' impegnativo, le salite abbastanza... cioè, fattibilissimo, però allo stesso modo quando arrivi in cresta c'è la possibilità di correre e un po' sciogliere, diciamo. Le discese non sono talmente tecniche, quindi è molto corribile. È stato un buon allenamento. Naturalmente per il prossimo. E tu invece vieni anni da Scarperia? Sì, da Scarperia, Mugello. Terra dei coltelli. Sì, hai affettato bene questo ghiaccio stamattina? Bellissimo, bellissimo il percorso, bellissima la compagnia, organizzato benissimo, ottimo ristoro alla fine, congratulazioni e complimenti a chi l'ha organizzato. Mi è piaciuto, ottimo ristoro. Vuol dire che anche dopo le feste comunque si continua a mangiare. Sì, sì, è importante insomma. E poi è stato bello correre in cresta, c'era un bel sole in mezzo agli ulivi, bei paesaggi, bella terra. Camelia Barbuè, e in questo caso arriva dall'Isolotto. Sì, da Firenze, sì. Com'è che hai scelto di venire a fare il trail qui? Sinceramente non c'è più, questa domenica non sono gare. E faccio qualcosa oggi. Allora, a me mi piacciono tanto i trial, ma è un po' più lontano da casa, per questo non vengo in queste zone, se no mi piace. Comunque in un'ora di macchina ci sei arrivata. Sì. Come ti è sembrato questo trail? Bellissimo, che sto invecchiando e ho paura in discesa, ma è bellissimo. Perché è molto movimentato, non te a noi. Su, giù, finisce. Senti, tu nasci come trail o nasci come corsa invece su strada? Ho corso di tutto perché ho cominciato a correre a 40 anni. Sì, da quando sono in Italia. Ora ho 54, sì che fai te. Quindi però sei, diciamo così, un'appassionata vera, ti alleni tutti i giorni? No, ora no. Un giorno sì, un giorno no, ma no, per non si recupera, a una certa età, guarda.
va bene così. Soddisfazioni. C'hai qualche obiettivo in questo 2020, anche con 54 anni? Obiettivi sulla mezza, sulla strada, perché io da assoluta ho fatto 1,26 sulla mezza, volevo migliorare anche come veterana, sicché queste cose qua. Per simpatia dobbiamo dire che ha vinto Cinzia Felici, perché oggi che corsa è? È il trail dell'Epifania e io regolarmente tra i primi 5 arrivo sempre, quindi dice sono arrivata quinta assoluta, sono contenta. Naturalmente è il trail dell'Epifania, no? Quindi tutte le donne spesse volte vengono così classificate, ma a noi ci piace perché è una simpatica vecchietta che porta i doni, anche come stamattina proprio ha portato le calzette qui. Sì, è una bella iniziativa, infatti ogni anno partecipo molto volentieri perché qui a Subiano, poi c'è il saluto iniziale di Don Alessandro, gli amici della Subiano Marathon, quindi la giornata è splendida, per cui è una vittoria già in partenza. Ti dici che Filippo è contento, Filippo Chiarini? Eh beh, io oggi ce l'ho messa tutta, quindi ho cercato di tenere alto l'onore della Philly Run. Qualcosina abbiamo portato a casa. Giornata importante per il trail dell'Epifania, anche perché le famiglie naturalmente vivono questo momento bello, no, oggi? Sì. Senti, ma è vero che tu alleni il babbo? Non tantissimo. Però lo sostieni? Sì. Allora, l'importante è questo. Allora, Luca Baglioni è importante naturalmente per quanto riguarda la parte sportiva, ma anche per il sostegno che dai come Feroda, giusto? Sì, ma sono eventi nella nostra comunità che sono importanti partecipare, è importante sostenerli e quindi è importante essere presenti, perché questo fa parte di vivere la comunità. Il Trail dell'Epifania è uno degli appuntamenti sportivi, uno dei primi che ci sono nel nuovo anno, e quindi partecipiamo sia come sponsor ma soprattutto alla gara, perché anche divertente, una bella passeggiata. Poi giornate come queste sono veramente spettacolari. Come sarà andato? Peggio dell'anno scorso, per forza. Non più. Bravo. Senti, Alessandro Cini, grande sponsor anche di questa manifestazione, dobbiamo dire che effettivamente ha avuto un grande richiamo, anche molta più gente da fuori rispetto anche agli altri anni. Sì, ormai questa è una gara che è bella, un bel percorso. È molto competitivo, infatti è, diciamo che è una gara ottimale per diciamo i top in cima alle classifiche, e quindi vengono volentieri, anche perché poi hanno da smaltire panettoni, quindi anche quelli che vanno di meno la fanno volentieri. Un riconoscimento questo che vi devono sempre, proprio per l'organizzazione, anche nelle cose, non soltanto nella pratica, cioè della corsa, ma anche in tutto quello che c'è poi di contorno, il resto. Ecco, qui cioè io ti devo apro le mani, perché c'è un'organizzazione a livello di ristorazione, va bene, è capitanata dalla moglie di Nicola Peluzzi, che è il vicepresidente della società, Maruska Acciai, che veramente è impeccabile, insieme chiaramente alle ragazze del CSI, perché questa manifestazione, voglio ricordare, che è nata col CSI, e quindi praticamente, ecco, CSI e Subiano Marathon è un connubio molto importante, ma come hai capito, piscina comunale, società tennis, fino all'anno scorso gli spogliatoi erano solo del Subiano Calcio, però ecco, dal momento che ci poteva essere qualche disguido tra maschi e femmine, abbiamo optato per due diciamo postazioni diverse, l'MTB Race, che è ragazzi in bici lungo il percorso a guidare, diciamo a non sbagliare strada nel bosco, perché il bosco, abbiamo l'onda praticamente su onda con i motociclisti, quindi è un connubio tra associazioni che diciamo è piacevole per Subiano, devo dire la verità. Arrivano un po' da tutta Italia, abbiamo detto, ma la cosa carina è che lui è il più piccolo, ma so che anche tu corri, è vero o no? Sì, corro. Ma da dove venite? Perché non mi sembra un accento. Ferrara addirittura, ma non mi dite che organizzate anche delle corse anche voi? La maratona e la 10 miglia. Sono fortissimi. Come si chiama questa società? Corri Ferrara. Corri Ferrara, quindi vedete. E oggi invece voi non siete qui a correre, ma penso che ci sia il babbo forse. Sì, lui è abituato alle lunghe, però ha visto questa corsa e quindi ha scelto di venire qua, così abbiamo passato una giornata in famiglia, siamo venuti qua ieri, abbiamo visitato la città e quindi ci è piaciuta molto. Sauro, da dove vieni? Da Assisi. Ah, non corri tu, ma chi corre? Corre la moglie, lei è l'atleta di casa. Ma mi sembra che anche tu sia un atleta, perché tu ti sei invece appassionata a che cosa? Alle ciclostoriche. E quindi? Quindi. Subiano lo conosci? Sì. Sì, sono passato quando ho fatto l'Ardita, che l'ho fatta 3 anni,
l'Ardita e Subbiano lo conosco. Bene, allora per l'Ardita del 2020 noi ti aspettiamo. Io sono già iscritto. Però il parrocchiale proprio di Subbiano mi sembra un oratorio molto attivo. Assolutamente sì, è un oratorio che è presente, è vivo e penso che sia anche d'esempio per gli altri oratori. Noi a breve inizieremo con la Junior Team Cup, che è un torneo di calcio a 5 dedicato esclusivamente agli oratori, e ci fossero gli oratori sempre più presenti in queste nostre iniziative, penso che sia importante anche per i ragazzi, per far sì che il messaggio di Dio quindi venga anche tramite lo sport. Questo è un invito, guarda, a creare una squadra di calcetto, dovrei dire, no? Ma io ben volentieri farei squadra di calcetto, di pallavolo, un po' di tutto. Bisogna avere anche un po' di strutture, però infatti è per quello che stiamo cercando ormai da anni di costruire un oratorio, no? Nel senso strutturale, fisico, come luogo d'accoglienza per i nostri ragazzi e anche risorsa per stimolare le attività sportive. Perché non dobbiamo pensare che la chiesa e la preghiera siano cose distaccate dalla vita, ecco, di tutti i giorni, quindi dal lavoro, dallo sport. È importante invece che queste realtà le facciamo dialogare e ci sia una rete, ecco, che ci permetta, ecco, di essere più forti, una comunità, ecco, più credibile, più vera, più bella, più forte.